Corrado Callegari del Grande Nord. Buonasera. Buonasera. Tu pensavi veramente che con i 5 Stelle tu riuscivi a portare a casa l'autonomia? No, perché il problema non è politico, è territoriale. Io ho vissuto sia la devolution che diceva Attali e ho vissuto anche i costi standard. Io ho visto come si muovono i parlamentari di certe aree geografiche appartenenti a schieramenti diversi. Boccia, per esempio, che adesso hanno messo proprio in duro, era uno di quelli che quei costi standard era uno di quelli che ci andava contro, hai capito? Perché io me lo ricordo in aula. Io ho sostenuto come Grande Nord quando c'è stata la raccolta delle firme per il referendum, però dentro sapevo che era una battaglia persa, cioè il percorso istituzionale di trattativa è una battaglia persa, perché tu è impossibile con il fronte che c'è meridionale giù in aula che tu riesca a portare a casa, non ce la potrai mai fare. Infatti dov'è che si è andati allo scontro poi alla fine? Sull'autonomia, perché non molleranno mai un punto. Non so se ci hai visto, se hai letto tutti i giornali del meridione, anche fino all'altro giorno il quotidiano del sud che ha lanciato il manifesto per l'Italia e Conte subito, che naturalmente sappiamo che è di Foggia, non è di Milano, sono d'accordo perfettamente sul manifesto per l'Italia. Abbiamo visto che cos'è il contenuto del manifesto per l'Italia, me lo sono letto attentamente, mi sembra di rivivere tutta una serie di discorsi che ho vissuto in aula a Roma. Allora, in aula quando hanno votato la Fornero, prego Callegari, prego. Chi non ha votato è stata la Lega, che a quei tempi si chiamava Lega Nord per l'indipendenza della Padania, non Lega Italia, e l'Italia dei valori di Pietro. Tutte le altre forze politiche, compresa la Meloni, compresa tutta la pletora di politici che girano adesso, i 5 Stelle non c'erano, hanno tutti votato la Fornero e tutti hanno sostenuto, ad esclusione di quei due gruppi politici, hanno sostenuto il governo Monti. Qua volevo collegarmi con quello che ha detto Francesco sul discorso del debito pubblico. Dalla caduta del governo Berlusconi nel 2011 il debito pubblico è passato da 1.891 miliardi a 2.400 miliardi dal governo Berlusconi adesso, quindi sono passati circa 7 anni, con una manovra lacrime e sangue fatta da Monti. Quindi vuol dire che c'è un qualcosa nel meccanismo dell'economia del nostro paese che non funziona. Ma il motivo per cui non funziona è perché ci sono delle realtà diverse del nostro paese che viaggiano a velocità diversa. Non è possibile che i servizi al nord costano di meno, non è possibile che ci siano delle realtà come posso essere, ma degli esempi, chi va in vacanza giù in meridione trova le autostrade gratuite, certo. Ma perché devono essere gratuite le autostrade da Salerno, da Foggia in giù in Sicilia, in tutte queste aree del paese, quando i nostri lavoratori o le persone che si muovono qua devono pagare? Chi è che paga la manutenzione di queste autostrade? È la cassa pubblica, dove noi tutti versiamo, allora è vero che c'è il MOSE, però è anche vero che il residuo fiscale che hanno le regioni del nord se ne potrebbero pagare 100 di MOSE, anche di buttare fuori i soldi fuori la finestra, perché è da capire il residuo fiscale del Veneto, della Lombardia e delle altre regioni del nord dove va a finire, perché questo è il problema di fondo, il motivo per cui le forze del sud e quelle meridionali non concedono l'autonomia economica al nord è questo, perché dopo chi è che mantiene tutta una pletora di gente che prendiamo i forestali calabresi, quelli siciliani, i lavoratori socialmente utili di Napoli, questi vengono tutti finanziati con la manovra di fine anno di bilancio che prendono i soldi, tac, e li parcheggiano nei conti che servono per stipendiare questa gente qua. Voi candidate alle regionali, vi presentate? Noi saremo presenti alle regionali e saremo presenti anche domenica. Salvini va a Pontida con gli italiani, noi invece saremo a Venezia il 15 insieme con i catalani, con gli scozzesi, faremo una manifestazione, anzi una festa dei popoli per l'indipendenza del nord, cioè lo zoccolo duro della Lega indipendentista, dell'ex Lega indipendentista come mi definisco io, saremo tutti presenti a Venezia, Campo San Giacomo dell'Orio alle 11 alle 11 del mattino.
Allora, 15 settembre, la mancia legale. Io credo che tu dai importanza al discorso dello spread, ma io mi ricordo benissimo Salvini in diretta televisiva che diceva anche che lui lo spread è un'invenzione. Se lo mangiava a colazione. No? Se lo mangiava a colazione, sì, sì, hai capito? Cioè, io quando ho sentito quelle cose là, ho detto, questo è completamente andato, anche perché poi dicevano che era un'invenzione della era consigliato da due fenomeni, uno che è il mitico Borghi e l'altro è Bagnai. No, per quanto riguarda il successo che ha avuto la Lega giù nel Meridione, andiamo a vedere i personaggi che si sono avvicinati alla Lega. Io molti di quelli li ho conosciuti, uno è già venuto fuori a galla adesso, che si chiama Lo Buono, viene da Messina, è una persona che, se chi va a guardarsi la sua storia politica giù in Parlamento, a ogni legislatura entra dentro con un gruppo e ne esce fuori con un altro, adesso è entrato dentro perché si è fatto eleggere dalla Lega, perché in quel momento il cavallo vincente era la Lega, si è offerto, ha portato i voti e adesso se n'è andato fuori, ma non è l'unico, perché credimi, io ho visto ex parlamentari del periodo in cui ero giù a Roma, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia fare il salto con Salvini, ma con una sola funzione, perché a loro non gliene frega niente, è il discorso collegato alla sera, loro non gliene frega niente dell'ideologia, loro saltano dove in quel momento là possono raggiungere i posti di potere. Adesso questo Lo Buono qua, che ha visto che Salvini va all'opposizione, non può più andare a bussare, casa ha preso, se n'è andato fuori, ma non sarà l'unico, e vedrai che poi i consensi là in Sicilia, dato fuori Lo Buono, che è uno che controlla pacchetti di voti nella zona di Messina, abbasserà e via. Questo era quello che ti volevo dire prima sul discorso del consenso. Là non è il discorso dell'autonomia, perché loro non prendono neanche in considerazione che quando tu vai lì per parlare di autonomia, loro fanno un quadrato trasversale all'interno di tutti i partiti politici. Io l'ho visto. Quanto male questa roba qua l'ho visto sui rifiuti di Napoli quando sono stati votati in aula, quando è stato Roma Capitale, cioè un voto trasversale. Chiarissimo.